In diretta. Siamo all'interno del teatro Doglio. Mi confermi la diretta? Perfetto, all'interno del teatro Doglio abbiamo con noi il piacere di incontrare Giuseppe Calabrese, detto noto come Peppone. Così dico. Giusto? Conduttore di Linea Verde. Si occupa da sempre di enogastronomia, di soprattutto di enogastronomia, eccezioni particolari dell'enogastronomia, ha girato tutto il territorio nazionale. Cosa possiamo dire sull'enogastronomia e sul turismo del nostro paese? Senza dire cose scontate, che l'enogastronomia, la gastronomia in particolare, sono volano sicuramente per l'incoming turistico, questo è una certezza, perché riscontriamo sempre di più l'esigenza da parte delle persone che vanno nei luoghi di fare delle esperienze sul cibo. E quindi a questo punto dico che se c'è un valore così importante della biodiversità sarda, va sfruttato, sfruttato nell'accezione migliore del termine. Quindi se abbiamo un grande formaggio bisogna sfruttarlo, se abbiamo delle grandi carni, e questo lo fa solo ed esclusivamente il fatto di avere degli animali che al pascolo, e questa è una cosa per me indiscutibile. Perfetto, noi ci occupiamo di scuola, infatti siamo online social, si chiama La Voce della Scuola, e spesso e volentieri ci troviamo a parlare con i ragazzi di un punto cardine, che è quello della formazione professionale. Non è sempre valorizzata, molti istituti professionali vengono considerati istituti di serie B rispetto a quello che potrebbe essere un tradizionale liceo. Tu cosa pensi invece degli istituti professionali e della valorizzazione professionale dei nostri ragazzi? Guarda, in effetti hai ragione, anche io inizialmente, quando ero ragazzo, ho fatto il liceo classico, anche io avevo questa idea, però ti dico che oggi invece è determinante, è fondamentale avere una formazione, in questo caso per esempio dell'accoglienza, è determinante, perché si alza sempre di più la richiesta è sempre più alta, le esigenze sono sempre più alte, e quindi bisogna assolutamente puntare su questo tipo di formazione. L'ultima domanda, Peppone, tu ti occupi di informazione, di comunicazione a livello nazionale, possiamo aprire una piccola nota polemica, non sempre tutto ciò che è bello in Italia, come l'enogastronomia o la gastronomia, viene valorizzata, ci sono programmi che passano in secondo piano, invece è giusto valorizzare programmi che parlano del territorio, che parlano soprattutto di futuro, perché il turismo è futuro. Se proprio dobbiamo fare la polemica, diciamo anche che ci sono dei territori che non hanno consapevolezza di quanto sia potente il prodotto e il racconto del prodotto di quel territorio, e quindi probabilmente c'è da fare un grande lavoro anche su questo. Se vuoi la polemica la apro, perché pensare di avere il miglior latte d'Italia, perché se è vero che in Sardegna ci sono più piante di qualsiasi altro territorio d'Europa, evidentemente se ci sono animali al pascolo ci hanno il latte più buono, e evidentemente se il formaggio viene venduto a 8-10 euro, un formaggio di quella qualità, qualche problema c'è, e quindi io sono convinto che bisogna spingere molto di più su quello locale e evitare di fare per forza pecorino romano. È stato gentilissimo Peppone. È un po' polemica. Polemica, ma noi non abbiamo problemi. Dal teatro Doglio per il momento è tutto. Se ci permettete dobbiamo fare il selfie, eh? Noi senza foto non ci arrendiamo.